Buongiorno, ben arrivati. Grazie ancora a tutti per essere qui con noi oggi. Questo seminario dal titolo L'incremento di produttività attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali nella direzione lavori vede la, diciamo, partecipazione, oltre che mia, che sono appunto Business Development Manager per la divisione Digital Transformation di ARPACEAS, Fabio Sireus per chi appunto non mi conosce, e l'architetto Giuseppe Pizzi, Chief Data Officer BIM di FM Ingegneria SPA, a cui lascerò chiaramente poi a lui la presentazione approfondita tra poco. Questo ciclo di seminari, come avete visto, avuto modo di vedere dall'invito dal quale vi siete iscritti, fa parte del ciclo Road to BIM Summit. Per ARPACEAS è come dire, un ciclo che ritorna dopo 2 anni dall'ultimo ciclo, appunto, di avvicinamento a questo evento, che quest'anno è ancora più importante perché ricade il suo decennale, quindi sono 10 anni dalla prima edizione del BIM Summit. Devo dire, un appuntamento che fortunatamente è sempre stato tra i più prestigiosi a livello italiano sul tema del BIM e più in generale direi della digitalizzazione, quindi un evento che si terrà in ottobre e che questo ciclo di seminari ci aiuterà, diciamo così, nella preparazione ai temi principali che vedete con queste parole chiave. Tema di oggi legato al tema dell'efficienza e della produttività. Il webinar, diciamo, seminario del 6 di luglio sul tema della sostenibilità e quello di settembre sul tema della sicurezza. Ognuno di questi seminari avrà la partecipazione di un cliente, di un nostro cliente, diciamo, conosciuto, diciamo così, importante dal punto di vista del contributo che dà su questa tematica a livello nazionale. E qui con noi oggi, appunto, ci sarà FM Ingegneria. Prima di passare appunto la parola a Giuseppe Pizzi, volevo dare qualche informazione in più su ARPACEAS, soprattutto su co cos'è ARPACEAS oggi, qual è la veste con cui ARPACEAS oggi si sta ponendo al mercato, perché siamo consapevoli che più di qualcuno ci conosce, vista la nostra storia ormai iniziata 32 anni fa, ma probabilmente non sia perfettamente aggiornato su quello che è l'evoluzione che ARPACEAS ha avuto in questi ultimi anni, soprattutto dall'ultimo BIM Summit ad oggi, essendo passati 2 anni, effettivamente questo cambiamento è stato importante. Al di là dei numeri generali che, diciamo, nella slide sono riepilogati, quello che oggi ci contraddistingue è una doppia attività, diciamo, due grossi pilastri fanno parte dell'attività che ARPACEAS svolge: quello dell'innovazione di prodotto. Innovazione di prodotto che non si limita a un'innovazione di prodotto oggi legata a tecnologie commerciali, seppur innovative e seppur come dire, d'eccellenza per quello che è il contributo tecnologico che possono portare, ma anche costruire soluzioni insieme ai propri clienti, grazie all'apporto di una serie di partnership che sono nati appunto negli ultimi, possiamo dire, negli ultimi anni. Dall'altra, l'innovazione metodologica, un'innovazione che invece continua ad essere l'anello principale con la quale parte poi anche la spinta dell'innovazione tecnologica, in quanto ARPACEAS è convinta sempre di più che non ci possa essere innovazione e di conseguenza digitalizzazione sull'innovazione di prodotto senza partire da una revisione dei processi, da una do doverosa revisione della parte di metodo. L'azienda chiaramente continua a essere fortemente in crescita, non soltanto dal punto di vista dei numeri, dei fatturati fortunatamente, ma proprio dell'organico e delle attività che stiamo portando, quindi è sempre più allargata, diciamo così, la proposta che oggi ARPACEAS può fare, che negli anni si è trasformata da una proposta di pura fornitura di tecnologia e supporto legata ad essa, a costruire invece casi applicativi, casi d'uso, più che use cases, che poi invece saranno quelli che è il cliente stesso che porterà, no, agli occhi del mercato della filiera, costruire con lui, con queste tecnologie, con tecnologie appunto anche innovative, magari non ancora così presenti, non ancora così inserite all'interno del mercato,
soluzioni di valore chiaramente per la propria attività. E qua chiaramente il mercato è molto variegato, la filiera noi la copriamo quasi nella sua interezza, possiamo dire, dalla progettazione alla costruzione fino alla gestione, dalle pubbliche amministrazioni alle società private, quindi ciascuno con le proprie necessità, chiaramente possiamo ragionare insieme su come costruire questi casi di valore. Come lo facciamo? Qui vedete tre macro trend, se vogliamo chiamarli così, anche se la consapevolezza è che il tema della digitalizzazione, quindi della trasformazione digitale, sia il cappello a tutti i tre principali processi che poi in questo ciclo di seminari noi andremo a trattare. Il tema della produttività è indubbiamente il primo, volutamente, quello dell'efficienza, l'efficientamento legato a processi più snelli, più migliorativi, grazie chiaramente a un nuovo approccio metodologico, ma soprattutto poi grazie anche all'inserimento della tecnologia, il tema della sostenibilità, che chiaramente si declina poi in tre sottoambiti che ben conosciamo, quindi noi ne tratteremo prevalentemente uno nel seminario di luglio, ma in realtà sono assolutamente strettamente legati tutti e tre. Qui magari invito chi non lo ha fatto a andare sul nostro sito e scaricare il report di sostenibilità che abbiamo recentemente prodotto, che fa capire in che modo Arpacheas si sta rendendo parte attiva del processo di sostenibilità, non solo proprio interno, ma proprio nei confronti dei propri clienti. E poi il tema della sicurezza, che purtroppo è una grossa criticità che conosciamo bene da sempre, e un trend direi mai in calo, ahimè, dove però la tecnologia sta cominciando a occuparsene. La tecnologia sta cominciando a orientarsi su un tema che effettivamente è sempre stato poco gestito dal punto di vista tecnologico, sempre più, ma deve questo rimanere in quest'ottica, dal punto di vista della formazione, della consapevolezza, della sicurezza. Questo è sicuramente il primo tassello, ma la tecnologia può effettivamente supportare questo tipo di processi con delle migliorie, e lo vedremo, lo approfondiremo nel webinar di settembre. Come stiamo facendo tutto questo? Come stiamo cercando di portare questo tipo di soluzioni al mercato? Parzialmente con le tecnologie per le quali già ci conoscete, buona parte di voi già ci conosce, quindi noi per alcuni di questi prodotti siamo distributore storico da diversi anni, di altri prodotti siamo diventati magari rivenditori da meno tempo. Cioè, con questi prodotti, diciamo, commerciali, abbiamo cercato di coprire fino ad oggi la filiera delle principali necessità. In realtà ci siamo accorti che c'erano delle parti che si potevano coprire meglio tramite l'utilizzo di tecnologie innovative, e su questo è nata appunto la collaborazione con circa oggi una quindicina di partner, startup, spin-off o qualche società più consolidata, quindi vedete alcune, in realtà ce ne sono diverse altre, grazie alle quali riusciamo a costruire soluzioni sfruttando le loro tecnologie, magari mixando le tecnologie di questi partner insieme a dei prodotti che il cliente ha già, oppure prodotti che noi magari conosciamo bene tra quelli che storicamente proponiamo, per creare soluzioni, come vedete, declinate in ambito di sostenibilità, non solamente ambientale, sostenibilità legata alla costruzione, sostenibilità alla gestione degli asset, tutto il tema dei digital twin, indubbiamente un tema che sposa sicuramente la tematica della sostenibilità, come anche quello più in generale dell'efficienza e della produttività. O la sicurezza, che anche qui è declinabile come sicurezza di prodotto, sicurezza di metodo, quindi sicurezza nelle operazioni in campo, di cantiere o in stabilimenti industriali, o sicurezza di un'infrastruttura, o sicurezza di un dato. Quindi effettivamente sono declinazioni che possono costruirsi in base alla necessità del cliente. Diciamo, queste sono le tecnologie sicuramente quelle su cui siamo maggiormente conosciuti oggi, per cui buona parte di voi sicuramente è anche magari già nostro cliente o qualcuno appunto è con noi in contatto per gli aspetti di prodotto. Dicevo all'inizio che Arpacea si sta occupando però sempre di più di un tema legato anche alla parte di processo. Ecco, l'approccio consulenziale al tema della formazione, delle certificazioni, delle analisi dei processi interni a un'azienda è oggi una delle attività che maggiormente ci coinvolge. Quindi,
fatto di poter sedersi al vostro fianco e analizzare quello che oggi è la vostra situazione per capire come poter arrivare magari ad un diverso se set dell'azienda è una delle attività su cui oggi Alpacea sta lavorando. Un altro tema è quello della System Integrator. Quindi abbiamo detto che le tecnologie sono una parte di questo processo, l'interoperabilità nelle tecnologie e la relazione tra di esse sta diventando un tema sempre più centrale. Spesso la tecnologia è ideale, manca il collegamento con quello che è l'ecosistema, magari già presente all'interno di un'azienda. Ecco che una divisione interna che si chiama proprio Digital Transformation Engineering è quella che studia come integrare le tecnologie che il cliente ha già all'interno con delle tecnologie nuove che eventualmente si vogliono portare e integrare all'interno dei processi. In ultima, una divisione più recente, sicuramente nata all'interno di Arpacea, è quella di ricerca e innovazione, che è una divisione che si occupa appunto di sviluppare innovazione di prodotto in campi chiaramente fortemente innovativi, volutamente, con finanziamenti propri o tramite finanziamenti pubblici. È una divisione con la quale, per esempio, si sta lavorando moltissimo sul tema del digital twin, del modello digitale legato al collegamento con gli IoT, ai temi di digitalizzazione sul patrimonio esistente. Quindi ci sono diversi temi sui quali questa divisione, diciamo, sta portando un contributo che poi diventa, chiaramente può diventare prodotto per i propri clienti. Ora, prima di passare alla parola appunto a FM Ingegneria, che ci invece spiegherà in che modo appunto tutto questo processo di digitalizzazione, che all'interno della loro realtà è già partito da diverso tempo e che appunto grazie a Giuseppe Pizzi, che è qui oggi con noi a spiegarci quello che fanno e come è stato fatto questo processo, con quali vantaggi, soprattutto sul tema della direzione lavori, ci tenevo a farvi un ulteriore sondaggio. Volevo capire con voi, nei confronti di questo evento, appunto, che si ripresenterà nel mese di ottobre, quanti di voi avessero già avuto modo di parteciparvi o comunque fossero a conoscenza del fatto che Arpacheas nel 2013, diciamo, fu organizzatrice di questo primo evento, e poi negli anni, ogni 2 anni, diciamo, c'è stata una cadenza. Quindi quanti di voi sono storici, diciamo così, in questo percorso? Quanti di voi sono entrati magari più recentemente? Questo è un dato che sicuramente ci permette di avere un quadro più preciso. Lasciamo ancora qualche secondo, in maniera tale che la maggior parte di voi, devo dire che buona parte hanno votato. Diamo ancora qualche secondo, arriviamo a 1 minuto. Perfetto, io vi ringrazio per la disponibilità. Ok, allora a questo punto parliamo di produttività, parliamo di efficienza. Lascio la parola a Giuseppe Pizzi. Io mi presento, sono il Chief Data Officer di FM Ingegneria, responsabile del settore BIM. Ancora si usa l'acronimo, purtroppo, che è stato anche vittima di diversi disastri, passaggi tra il CAD e la modellazione 3D, mentre sappiamo che il Building Information Modeling nasce come una metodologia di lavoro, soprattutto di carattere collaborativo. Faccio una prima presentazione dell'azienda in cui esercito, che è FM, FM è distribuita in tutto il territorio, diciamo, italiano, tramite Milano, Roma e Mirano, che è la sede principale in Venezia, e dislocata invece in diverse parti appunto in Europa. È una storia, quella di FM, veramente importante, ha 40 anni di storia, nasce come business delle strutture, quindi il core business è principalmente strutturale, si incomincia ad ampliare nel settore dell'architettura intorno al 2015. E poi da lì in poi, pian pianino, si va a ampliare il tuo portafoglio d'opera fino a prendere una stragrande maggioranza delle opere
anche sui trasporti, quindi non solamente di edifici, ma anche la parte appunto lineare. Principalmente trattiamo building, edifici di carattere sia in tutti quanti i tipologie di strutture, quindi passiamo dal cemento armato alla parte in acciaio, alla parte prefabbricata, eccetera. E curiamo la parte di management consulting direttamente con fattori di taratura internazionale e le infrastrutture lineari, che non sono solamente strade e porti, strade, diciamo, linee ferrate, ma in questo caso anche porti, con grosse opere di recentemente, insomma, sviluppate, come la diga foranea di Genova. Fatta questa premessa, mi accingo a rappresentare un tema, devo essere sincero, molto, diciamo, difficile, spinoso, non tanto per la questione stessa della parte contrattualistica della direzione dei lavori, ma più che altro per la modalità che la collaborazione in BIM, diciamo, ci dà. Ed è quella appunto della direzione dei lavori. E quindi è un tema molto spinoso, perché la direzione lavori, diciamo, sì, verifica la parte di contrattualizzazione e la parte del progetto, tra virgolette, esecutivo, con la parte appunto di impresa che andrà a realizzare l'opera, però la cosa importante della direzione lavori è proprio la collaborazione con quello che è il realizzatore dell'opera, cioè il general contractor. Quindi è una cosa un po' spinosa che tenderò a definire, quindi vi chiedo anche una vostra partecipazione con delle domande, se caso ci sono delle precisazioni da eseguire, oppure tematiche che possiamo andare a integrare alla presentazione. La modellazione. Noi parliamo di BIM principalmente come software, quindi parliamo di modellazione tridimensionale. La modellazione, nella precisazione, non è solo la modellazione tridimensionale. Innanzitutto bisogna fare sempre una discrimine tra un sistema informativo è un sistema informatico. Il sistema informativo è un sistema che noi abbiamo avuto sempre, fin dagli anni, da quando abbiamo iniziato lo studio, quindi i faldoni, le carte, come si chiama la pratica, il codice identificativo, quando si va a esporre in cantiere una tavola con la codifica appunto della tavola, il colore per identificare in cantiere qual è la parte, per esempio, elettrica rispetto a quella speciale, rispetto alle varie discipline. Quindi il sistema informativo deve essere già la società, o comunque il general contractor, che già ha in sé un sistema informativo che vuole andare a portare, quindi l'obiettivo. Dopodiché abbiamo la parte informatica che ci aiuta a sviluppare meglio la parte informativa, quindi a ridurre i gap, a ridurre gli errori, ad aumentare, diciamo, la qualità. Però è chiaro che alla base di tutto, sia negli anni 70 sia oggi, la cosa importante è la collaborazione. Con il BIM diventa rilevante. Questa immagine che vedete, in pratica, è quella che vediamo quasi sempre con BIM, cioè il BIM al centro, con tutti quanti gli stakeholders che vanno a vedere lo stesso oggetto tridimensionale. Potrebbe essere anche un documento di computo metrico estimativo, che potrebbe essere anche una relazione tecnica generale in cui lo stesso documento è collazionato e partecipato da tutti quanti gli attori, vuoi la parte, diciamo, strutturale, geotecnica, geologica. Quindi un elemento di collaborazione vista a 360 gradi, in cui tutti dovremmo essere edotti nella potenzialità che il nostro documento, ciò che scriviamo, sia condivisibile e quindi interpretabile in maniera corretta da parte di tutti gli stakeholders. In cantiere questo avviene soprattutto tra la direzione dei lavori e la direzione tecnica di cantiere, ovvero tra quello che è il curatore, diciamo, della parte, il verificatore della parte di contratto, la parte del committente, e la direzione tecnica, che invece vuole ovviamente realizzare l'opera secondo le prestazioni, ma con un'osservazione e rigore a quello che è stato presentato dal progetto esecutivo, per realizzare in maniera coerente ma corretta, che non vuole avere mancanza di informazione. Ecco, qui inizia il primo conflitto e inizia la prima mediazione, cioè non è che c'è l'assenza di collaborazione, ma c'è assenza di informazione. Generalmente il progetto esecutivo che riceviamo in cantiere non è un progetto, tra virgolette, costruibile, ma diventa un progetto valido per la parte, diciamo, prestazionale, valido per la parte legislativa ed amministrativa. Quindi ecco che iniziano le osservazioni da parte dell'impresa, che nell'ambito tradizionale faceva le osservazioni sui registri di contabilità e quant'altro,
all'osservazione appunto del progetto esecutivo, veniva chiamato, viene attualmente chiamato in carica il progetto esecutivo, che dà appunto le proprie controdeduzioni a quello che è stato fatto da parte dell'impresa. Però questo, diciamo, conflitto e mediazione nell'ambito della digitalizzazione, in cui il direttore dei lavori sa che il lavoro è stato fatto, cioè la direzione dei lavori è in BIM, quindi parliamo di digitalizzazione del processo, senza che l'impresa venga magari informata che il lavoro che dovrà andare a fare sarà in BIM, e crea degli attriti. Quindi l'attrito è inizialmente la parte contrattuale del progetto, la parte contrattuale, diciamo, dello stesso appalto. In questo caso abbiamo un primo conflitto, che più che conflitto è, chiamiamolo, clash detection, non fisica degli oggetti tridimensionali, ma un'interferenza di carattere contrattuale tra ciò che prevede il contratto, ovvero la realizzazione attraverso il PDF, quindi elaborati bidimensionali di prevalenza contrattuali, rispetto a quello che è invece il modello digitale che l'impresa, nella stragrande maggioranza dei casi, almeno quello che sono capitato a me, dà in carico a terze parti della realizzazione del modello digitale. L'osservazione che viene fatta in prima battuta da parte dell'impresa è: il modello digitale non sarà un modello costruttivo. E di fatto a livello normativo ha ragione, perché non ci può essere un progetto costruttivo, non ci dovrebbe essere. Cioè noi dovremmo andare in cantiere con un progetto, quindi un modello esecutivo. E eventualmente ci siano delle variazioni da apportare, si variano le variazioni, diciamo, nel progetto esecutivo, che deve essere convalidato dalla progettazione esecutiva e quindi renderlo edotto alla costruzione. In effetti però le imprese, dando a terzi la modellazione, diciamo, digitale 3D, e bypassando questo aspetto, vanno a confliggere con quello che è l'interesse del contratto, cioè la tracciabilità del dato, non solamente la tracciabilità del dato inerente al materiale che viene posizionato, che viene instaurato, ma anche alla posizione, al tracciamento dei sistemi che vengono inseriti e alle informazioni che sono necessarie poi al committente nella fase di manutenzione, gestione e manutenzione. Quindi in questo caso che fare? Cioè il BIM nella direzione dei lavori, dove dovrebbe essere la massima cristallizzazione e trasparenza delle informazioni, arriva in un contenitore dove il progetto esecutivo, seppur ben fatto dal punto di vista prestazionale, è senza dubbio carente dal punto di vista costruttivo. E in questo caso noi ci troviamo a sapere, bene, ok, abbiamo questo capitolato informativo che ci detta da farsi sulla modellazione digitale, ma non ci attua il processo di validazione, di verifica e coordinamento che deve fare la direzione lavori, con gli strumenti che ci detta ancora il regolamento sui lavori pubblici, quindi il 210, e per certi versi ci troviamo incastrati da quello che è la normativa che prevede ancora come documento cardine il PDF, prevalente su tutto, rispetto alla modellazione digitale che è di supporto alla carta, quindi all'elaborato grafico. In tutto questo il direttore dei lavori dovrebbe, secondo me, puntare, quello che stiamo cercando di fare, nel FEM, quello che magari avrei un confronto anche con voi su quello che potrebbe essere la digitalizzazione cantiere come plus e non come diminuzio, puntare innanzitutto sulla comunicazione in cantiere. Allora, la comunicazione è il primo sistema per collaborare, sia nella fase di progettazione sia nella fase di direzione lavori effettivamente. La comunicazione in cantiere, essendo diversi linguaggi notevoli, ci sono anche diversi fornitori. Nella comunicazione in cantiere noi abbiamo i fornitori che vanno a essere parte della filiera del cantiere. Quindi il general contractor va a tutta una serie di fornitori che parlano linguaggi differenti, software differenti, hanno maturità digitale differente, e quindi di conseguenza l'arrivo del cosiddetto elaborato potrebbe essere non frutto di modelli digitali che vanno a coordinare a livello, diciamo, tridimensionale, non solo, ma anche a livello informativo, il nostro progetto. Quindi la seconda parte è il coordinamento che tratteremo tra gli elaborati grafici e modelli informativi e relazioni tecniche. La terza, il controllo delle opere, vista nell'ottica ovviamente del controllo come conformità, osservazione, quindi la parte tradizionale, però come viene upgradata nel sistema, diciamo, della digitalizzazione attuale, e la contabilizzazione del sale, attraverso appunto il sistema di validazione. Presso questi quattro punti, perché secondo me sono i quattro punti attualmente di fallo che c'è all'interno del sistema di direzione lavori.
Guardiamoli per gradi. La comunicazione. Noi siamo abituati a vedere il progetto esecutivo che ci arriva e la redazione, soprattutto della modellazione digitale, attraverso degli accidati ambienti di condivisione dei dati che per la maggior parte sono legati a software o a software house di competenza, impedendone, nella maggior parte dei casi, l'iscrizione diretta a consulenti che magari non utilizzano né Revit né Alpha né sistemi, diciamo, software di authoring e vengono esclusi dal sistema. Altro aspetto importante è che l'ambiente di condivisione del dato viene sempre diviso. Cioè abbiamo un ambiente di condivisione del dato in cui ci sono gli elaborati di cantiere, un ambiente di condivisione del dato in cui ci sono solo i modelli digitali e un ambiente di condivisione del dato solo con la migrazione dei dati rispetto al committente. Cioè già questo modo di comunicare con tre ambienti di condivisione del dato crea molta frammentazione nella comunicazione e soprattutto chi deve andare a dirigere tutto il sistema digitale effettivo. Ed è chiaro che l'impresa non ha interesse nel portare avanti quello che è la visualizzazione, diciamo, modellazione 3D, chiamata così, informativa. Perché sì, fa parte del contratto, ma non è prevalente. Quello che è prevalente è l'elaborato grafico che mi serve a me per costruire. Di conseguenza, quello che viene alimentato è corretto è sempre elaborato PDF attraverso magari un sistema di nuvolette o sistemi ovviamente diversificati. Però dall'esecutivo, la modellazione digitale, abituata a vedere solamente le tre discipline principali, macro discipline, l'architettonico, lo strutturale, il MEP, nel cantiere esplode. E quindi abbiamo l'architettonico e non è più il modello architettonico. Perché nel modello architettonico sono presenti il cartongesso, quindi i controsoffitti, le pareti in cartongesso, che possono essere demandate a due fornitori diversi, i pavimenti che possono essere galleggianti o non galleggianti, gli sferramenti, le porte, questi fornitori dovrebbero lavorare all'interno dello stesso modello. Qui c'è la prima defezione, la prima domanda da parte dell'impresa. Come faccio, seppur ci sono delle persone, dei fornitori che sono in grado di lavorare all'interno del mio sistema a farli migrare. Ecco, la risposta è quella di lavorare in un ambiente di condivisione del dato, spostare l'attenzione in cantiere da quello che è il sottotitolatore in specifico del singolo progetto a quello che è invece l'ambiente di condivisione in cui tutti possono avere tutti anche con file sovrapponibili. Anche perché nel momento in cui passo a dei fornitori effettivi, non tutti hanno la stessa maturità, ma utilizzano magari AutoCAD per fare le proprie tavole, generalmente avviene l'estrazione da modelli da parte del software authoring, che sarebbe appunto Alpine, Archicad, Revit, eccetera, e si concede ai fornitori appunto già l'ambiente coordinato dove loro mettono la propria disciplina. È chiaro che se il CAD viene fatto senza un linguaggio comune, quindi senza essere condiviso a livello anche georeferenziato, rispetto al modello, la persona che dovrebbe andare a verificare, in questo caso la direzione lavori, se le tavole sono coordinate oppure no, ha molta difficoltà. Generalmente viene presentato un file unico, uno spazio modello, nello spazio modello si ha tutto quanto, pianta, prospetto, sezione, tutto fatto in CAD, ma questi elementi, se li vado a integrare nell'ambiente di condivisione del dato per sovrapporlo geometricamente al modello, vedo che sono tutti disseminati lungo diciamo, un modo di lavorare che è della singola persona. La singola persona o la singola società non si pone la domanda come faccio a condividere questo mio lavoro, seppur per me molto chiaro, con altri interlocutori che non fanno il mio stesso lavoro. E quindi non si pone il problema del coordinamento, visto nell'ottica appunto classica del coordinamento. Quindi la prima fase è la comunicazione, è importante perché c'è l'esplosione in cantiere, tutte quante quelle che sono le macro discipline. La seconda parte è il coordinamento perché tutti i general contractor deve andare a concretizzare quello che viene visto dal progetto esecutivo come informazione, diciamo, tecnica prestazionale del materiale, cioè l'impresa deve completamente fare delle richieste d'offerta per andare a acquistare quel materiale, che nella buona potrebbe anche succedere che magari quel materiale acquistato sia più spesso, però abbia le stesse caratteristiche delle previste da contratto e quindi c'è il match con la direzione lavori per capire se quel materiale effettivamente acquistato possa influenzare gli spazi, magari per quanto riguarda l'aspetto dell'antincendio, nei passaggi delle vie di fuga, eccetera. E quindi capire se è effettivamente plasmabile, fattibile quel materiale lì. Quindi delle schede di approvazione dei materiali che dovrebbero essere
inserite all'interno dello stesso ambiente di condivisione del dato e collegate per spessore e anche per specifiche tecniche, diciamo, informative all'interno dello stesso o oggetto tridimensionale o anche all'interno dello stesso CAD. Il controllo delle opere invece ancora siamo abituati a vederlo come controllo ex post, cioè noi facciamo ancora le difformità, le osservazioni. Dopo che avviene la costruzione, possiamo andare a verificare se effettivamente quell'elemento è stato posizionato correttamente, se ci sono delle osservazioni o delle difformità. Forse adesso, oggi, con le tecnologie che abbiamo a disposizione, è possibile fare un controllo delle opere a livello preventivo. Però tengo a precisare che fatto a livello preventivo significa che i modelli sono la sorgente effettiva e naturale della modellazione bidimensionale, cioè di quel PDF che noi andiamo a generare. E quindi il problema non è tanto la parte dell'utilizzo del software, se lo so utilizzare, se non lo so utilizzare, ma è di processo all'interno del sistema che noi stiamo andando ad utilizzare, delle persone, quindi della maturità digitale che noi dobbiamo andare a utilizzare e soprattutto di contratto, perché il contratto che è alla base, già soprattutto nel capitolato informativo che ci viene concesso magari dalle società, dalle stazioni appaltanti pubbliche, dovrebbe già esplicitare come andare a interfacciare i nostri dati, cioè quelli che sono effettivamente i dati che vengono immessi, con un ambiente di condivisione del dato per la verifica, il coordinamento, il controllo. E l'ultimo, che non è tanto per ultimo, è la contabilizzazione, il SAL. Molte volte c'è questo pericolo, cioè io ho fatto la modellazione digitale nel progetto esecutivo, devo estrarre le quantità per fare appunto il mio computo metrico estimativo e di conseguenza ho le quantità. Quindi la contabilizzazione, devo avere un altro modello costruttivo per fare la contabilizzazione. E non c'è niente di più sbagliato. La contabilizzazione è un accertamento avvenuto dell'entità. Quindi l'entità è stata modellata in un progetto esecutivo, è stata eseguita in che percentuale è stata eseguita, può essere eseguita al 50%, al 60%, al 70%, al 90%. Soprattutto la contabilità viene fatta a misura o viene fatta a corpo, viene fatta in economia. In base alle disamine che noi abbiamo a disposizione, dobbiamo fare in modo che la metodologia, cioè il processo, sia BIM in questo caso, non il modello. Sia BIM, cioè quindi non la modellazione tridimensionale. Quindi gli stati di avanzamento, nel caso, poi lo vedremo, di una contabilizzazione, diventano la nostra validazione, cioè nel senso che noi facciamo alla fine, avremo un modello pieno di informazioni, soprattutto di tempistiche, quindi praticamente la realizzazione dell'elemento al 50%, quindi abbiamo una percentuale relativa dell'elemento, poi avremo una percentuale assoluta e queste percentuali dovranno legarsi con gli elementi ovviamente dei brugliacci, di cantiere, dei disegni contabili e quindi relazionarsi a quelle quantità estrinsecate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità, quindi per l'emissione appunto del saldo. Partendo dalla comunicazione, la CIDAT, la scelta almeno che FEMA ha fatto per quanto riguarda la CIDAT è quella di permettere la condivisione a tutti gli stakeholders possibili e immaginabili, cioè aprire quello che è il canale di comunicazione anche con chi non utilizza AutoCAD, Revit oppure sistemi di modellazione tridimensionale, eccetera. Quindi deve permettere a tutti la visibilità dell'oggetto tridimensionale, di quello che noi si sta andando a realizzare, ma per quale motivo? Per creare una base decisionale. Quindi la cosa importante non è tanto vedere un modello tridimensionale fino a se stesso, ma che sia relazionato con tutta una serie di informazioni. In questo caso, quello che mi sto facendo vedere qui è Trimble Connect ed è una relazione diretta tra il modello esecutivo, quindi siamo in cantiere qui, però collegato all'emissione dei SAL. Quindi l'indicizzazione dell'informazione all'interno è prevista collegandola, diciamo, relazionando i dati, in questo caso quantitativi, informativi, geografici o di georeferenziazione, perché ogni pilastro ha una X, Y, Z riferita a una quantità assoluta, per evidenti posizioni ovviamente in cantiere, quello che prevale è la quota assoluta e non quella relativa di progetto, come invece facciamo soprattutto per la parte architettonica nella fase diciamo, esecutiva. Questa relazione ci dà la possibilità di capire esattamente quello che è stato fatto e in che modo è stato fatto. E
chiaro che, come vi dicevo prima, la modellazione in questo caso è fatta con tanti utenti. Quindi, se voi vedete in alto, io ovviamente questo fa parte di un altro progetto in stralcio. I progetti, in questo caso gli utenti, sono collegati, che vedono lo stesso oggetto, sono 116 users. Quindi questa piattaforma prevede l'inserimento di users notevoli, cioè un numero quantitativo notevole, che possono andare a guardare il modello e capirne, ovviamente, quello che è l'informazione, la conoscenza specialistica di ciascuno, permettendo ovviamente di correggere eventuali errori o rischi, attraverso gli strumenti molto semplificati come qualsiasi to-do, cioè cosa andare a fare e come andare a fare. Nella fattispecie, in questo caso, io ho selezionato tre pilastri, quindi AFC Column è la categoria dell'AFC esportazione. Questi tre column sono tutte e tre del SAL numero 2, la percentuale di avanzamento è il 100%, quindi è stato realizzato, e quelle sono le categorie che sono già inserite nel brogliaccio di cantiere. Quindi abbiamo, da questo dato quantitativo realizzato, la possibilità di scalare in termini percentuali al brogliaccio di cantiere quello che è la cosiddetta categoria SOA di riferimento, perché nella fattispecie questo è un progetto che sarà trattato con una contabilità a corto. Quindi in questo caso il modello ci è servito come disegno contabile. Quindi succede che la voce, che è quella del computo medico stimativo, non è una voce, diciamo, demolizione muratura, è la voce diretta di una singola opera, quindi in questo caso a misura di riferimento. In questo caso, invece, questo tipo di opere sono opere a corpo, però fanno parte sempre dello stesso livello, e in questo caso invece fanno parte invece delle forometrie, ovviamente del calcestruzzo, attraverso appunto tutta una serie di esami che hanno portato poi a una variazione del progetto, di minima parte del progetto, in migliorie, quindi in diminuzione del costo effettivo, accettato poi dall'impresa. Quindi l'entità che noi andiamo a correlare all'interno dell'ACIDAT sono la quantità, la posizione dell'elemento a livello di quota assoluta, la qualità attraverso appunto l'informazione testuale di quelle che sono le caratteristiche tecniche e i tempi di realizzazione. Il tempo di realizzazione nei modelli, soprattutto questi della direzione lavori, sono importantissimi. Nel senso che non vale semplicemente il 4D visto collegato alla VBS del progetto esecutivo per la realizzazione della fase di cantiere. Io vedo che l'attenzione che si ha elevata è nella fase di progettazione esecutiva, invece decade nella fase di fasizzazione di cantiere costruttiva. La fasizzazione di cantiere costruttiva è importantissima perché in cantiere i cronoprogrammi non vengono fatti ogni 6 mesi. Abbiamo cronoprogrammi generali ogni 6 mesi, ogni 3 mesi e quasi ogni settimana. Generalmente quello di cantiere viene fatto settimanalmente e può andare a inficiare quelle che sono le attività di conservazione del materiale, stoccaggio del materiale, aree libere e quindi rischi di cantiere. Quindi sarebbe opportuno che la modellazione, anche sulla sicurezza, si interfacciasse con la tempistica, cioè con il cronoprogramma. Però vediamo che inserendo queste informazioni stiamo andando a creare un modello ricco di informazioni attuali, cioè stiamo rendendo reale un'idea, un progetto esecutivo che sta prendendo sempre più corpo. E per farlo dobbiamo sempre confrontarci con quelle che sono le tematiche contrattuali a cui dobbiamo riferirci come direzione lavoro. Ecco qui il coordinamento. La prima fase, come processo, diciamo, sintetico, che voglio rappresentarvi qua, è il primo step che otteniamo in cantiere, è la cosiddetta scheda SAM, con acronimo, scheda approvazione del materiale. Questa scheda generalmente è una scheda che identifica il materiale, quindi con tutte le prestazioni tecniche, funzionali, spaziali, eccetera, che il general contractor deve impiegare in cantiere. Questa scheda viene sottoposta all'ADL, la quale approverà con lode, disaminerà questo materiale che va a essere inserito. Ora, nella fattispecie, diciamo, nella parte di progettazione cantieristica, insomma, direzione lavori in cantiere in modo tradizionale, questa scheda che arriva è una scheda che risulta essere descrittiva con tutta una serie di elementi che vengono inseriti a livello descrittivo qualitativo, ma non di carattere quantitativo. Cioè, nel senso che se questa scheda influenza lo spessore del materiale, è chiaro che nella vecchia metodologia si prendevano tutti quanti i caldi, si apportavano tutte le modifiche a tutte le tavole e si cercava di interagire attraverso l'XRF e capirne le
l'impatto di questo materiale sul sistema, sul cantiere. In questo caso ci arriva questa scheda del materiale che noi abbiamo, e quello che facciamo con l'ADL la andiamo ad inserire con le sue specifiche dimensionali all'interno della CIDAT. La codifica della scheda deve essere con la stessa sintassi che noi abbiamo previsto per la tipologia di materiale. Quindi, se nella fase esecutiva abbiamo previsto una tipologia di materiale, ad esempio come materassino lana di roccia con codice ML1, questo codice dovrebbe relazionarsi a quello che è il modello esecutivo che noi abbiamo fatto. Facendo questa disamina è possibile inserire la stessa sintassi e verificarne il cambio del tipo all'interno della stessa modellazione. Non tanto in maniera automatica, diciamo tridimensionale, praticamente di sistema di parete o di elemento fisico tridimensionale, ma incidenza nell'ottica appunto della funzionalità. Quindi, nel caso di corridoi, passaggi, l'inserimento di questo materiale con le specifiche di spessore va a modificare tutto il progetto, non solo quello architettonico, ma anche quello eventualmente strutturale, cioè quindi il coordinamento tra tutti quanti i vari modelli è ben visibile e le criticità vengono subito a galla. Quindi la prima fase, che è delle schede a produzione materiali, oggi è fondamentale perché ci dà già un primo impatto solamente dal materiale se lo codifichiamo correttamente rispetto a quelli dei modelli che ci sono arrivati a livello esecutivo. Questa parte viene ovviamente fatta, può essere fatta o in via automatizzata per i più esperti all'interno della CIDAT, oppure a livello, diciamo, semi-automatizzato, quindi inserimento del materiale e vedere con lo spessimento delle pareti oppure degli oggetti che ci sono, come questi si vanno a interferire con tutti quanti gli altri sistemi. Quindi questa scheda però del materiale, quindi questo codice, viene inserito all'interno del modello che ci arriva appunto del modello digitale, sostituendo quelle che erano le sintassi. Quindi dal punto di vista, per esempio, degli articoli di prezzo di riferimento, ecco che l'articolo di prezzo assume adesso una consistenza attraverso la scheda approssima del materiale. Quindi abbiamo una relazione fisica tridimensionale 3D all'interno del nostro modello, ma nello stesso tempo una modifica massiva di quello che sarà la consistenza in termini di costo, e quindi di quantità di implementazione o deimplementazione, è molto raro il caso, in cui con il vecchio computamento di estimativo viene ribaltato nel sistema di contabilità. Quindi abbiamo a disposizione la possibilità oggi preventiva di verificare già nell'approvazione della scheda materiale quale impatto questa possa avere nel nostro progetto. Successivamente, una volta messi questi codici della scheda approvazione nel modello digitale e buttando fuori le tavole con il codice di sintassi del modello, cioè della scheda approvazione elaborata nella scheda approvazione del materiale, nel modello abbiamo la possibilità di estrinsecare quel codice sulle tavole, sui PDF che noi andremo a consegnare. Questo ci dà la possibilità di verificare se effettivamente il General Contractor ha posizionato quell'elemento nell'elaborato, nel cosiddetto schema d'approvazione elaborato, cioè quell'elaborato che deve essere prodotto sempre prima di andare in cantiere, prima di andare a costruire alla direzione lavori. Quindi questo check per noi è importante perché una volta fatto abbiamo che gli elaborati sono coerenti sia a livello geometrico ma anche a livello informativo con quello che è il progetto, quindi di conseguenza il nostro contratto. Una cosa importante è gestire, noi stiamo cercando di farlo in FM, gestire su Trimble anche le vie delle comunicazioni, cioè le approvazioni di quelle che sono le schede approvazione materiali, schede, si fa attraverso, qui è segnalata in evidente, attraverso le cosiddette release. Le release sono uno strumento, a mio modo di vedere, molto comodo, che tiene traccia di tutte le comunicazioni eseguite nei confronti della committenza o, nel nostro caso, delle general contractor. Quindi è una sorta quasi di posta certificata, anche se non lo è, in cui ci dice che se è effettivamente il general contractor ha ricevuto, ha aperto, ha modificato, diciamo, quello che noi abbiamo inviato. Quindi l'ha ricevuto effettivamente. Quindi con la release effettivamente è un modo per tenere traccia, con un registro all'interno di tutte le vostre comunicazioni che abbiamo fatto verso eventuali anche direzioni lavori operative che abbiamo al nostro interno. L'invio e l'inoltro della release
può essere inserita attraverso un parametro all'interno dei singoli punti, dei singoli blocchi, dei singoli elementi tridimensionali. Che significa? Se ci sono dei disaccordi tra la direzione lavori di impresa, in questo caso anche nel modello si può andare a giustificare il tipo di accordo, allegando ovviamente le release, che sono appunto queste che stiamo facendo, come attachment, come allegati all'interno degli oggetti da noi modellati. Io Fabio vado avanti, se in caso ci sono delle domande, delle curiosità, visami. Sì, io sto monitorando le domande. Al momento non ne ho viste arrivare. Eventualmente Ok. chi vuole può già farle ora e ne rispondiamo poi alla conclusione del tuo intervento, oppure poi lasciamo spazio chiaramente in conclusione per poterle fare. Ok. La verifica dei modelli digitali informativi, non solo. Attualmente le verifiche avvengono sugli elaborati di contratto, ovviamente sul PDF. In questo caso questo è un software che identifica delle non conformità. È chiaro che le non conformità identificate sulla parte ovviamente PDF sono sempre a base consuntiva, quindi l'opera è realizzata. Noi possiamo andare a sollevare queste eccezioni. Però quello che noi non possiamo fare in questo caso, se partiamo dalle tavole PDF, andare a fare queste modifiche su quello che è stata invece la modifica effettivamente del nostro modello. Cioè, questo modo di operare, di inserire le non conformità in PDF, produce un duplice sistema informativo che altera, diciamo, la finalità non solo della metodologia BIM, ma anche l'utilità finale della direzione del lavoro. Nel senso che noi abbiamo traccia delle difformità, ma alla fine il committente, l'assessore appaltante, si troverà un progetto finale, diciamo, costruito, che sarà leggermente differente rispetto a quello che è realmente prodotto. Quindi l'asset information modeling, cioè quello che sono le informazioni finali che poi serviranno a una nuova gara, oppure a una gestione del fabbricato, oppure dell'opera in sé, risultano essere inefficaci. Quindi questa metodologia, diciamo, è una metodologia utile in maniera tradizionale, che è una metodologia digitale ma basata su un sistema informativo analogico. Quindi non so fino a che punto possa essere, diciamo, vista in maniera, diciamo, esclusiva, cioè utilizzare semplicemente i PDF consegnati per segnalare la difformità, perché oggi abbiamo la possibilità di andare a tramite appunto la modellazione digitale, a eseguire una digitalizzazione basata sull'applicazione di un QR code. Basandoci sulle coordinate assolute del modello, abbiamo la possibilità, quindi lo stesso elemento che è stato modellato è stato anche realizzato in cantiere con la stessa quota assoluta, abbiamo la possibilità attraverso un tablet, che qui si vede nella seconda immagine, di andare a prelevare questo QR che abbiamo stampato direttamente dal primo code. E utilizzando il tablet, noi avremo l'opportunità di andare a sovrapporre i modelli che ancora magari non abbiamo costruito con le strutture. In questo caso, la fattispecie sono gli impianti che sono stati costruiti, che non sono stati ancora costruiti, rispetto invece alle strutture che sono state costruite. In tal caso, l'individuazione a difformità è preventiva e soprattutto è quella che ci dà di vedere subito laddove ci presenteranno delle nuove schede approvazione dei materiali oppure schede approvazione elaborati, le difformità in fase preventiva prima ancora che noi le passiamo a mettere in cantiere. Quindi il controllo da questo punto di vista è effettivamente fatto bene, però tenete in considerazione che manca la maturità digitale e il processo, diciamo, che ci porta a instaurare un percorso di questo genere. Io dico che la parte importante, l'interferenza principale che noi riscontriamo, almeno che io sto riscontrando, è soprattutto a contratto. Cioè l'interferenza di natura contrattuale poco si raffigura nel percorso che noi stiamo facendo. Una cosa molto interessante, magari più accorti hanno anche letto, è la Location Based Management System, l'LBMS, cioè un sistema affinché si verifichino tutte le interferenze che possono essere di natura contrattuale. Quindi se io voglio andare a fare una direzione lavoro in BIM, devo avere la certezza che tutto il processo e la filiera opera con quella metodologia. Questo non significa che tutti i fornitori devono utilizzare il 3D o la modellazione tridimensionale, ma che abbiano la certezza di saper utilizzare il CAD, magari già partendo con un CAD georeferenziato rispetto al modello,
così c'è un controllo diretto, e che i layer, che sono l'unica informazione che effettivamente noi possiamo tirare fuori, testuale, diciamo, descrittiva, qualitativa, dal modello, abbia quantomeno una sintassi per disciplina rispetto a quello che è il modello. In quel caso già partiamo da una modellazione BIM, diciamo, informativa di buon livello. Quindi non significa andare a precludere a chi è fornitore e non ha la maturità digitale di non intervenire nella modellazione informativa. Tutt'altro, di intervenire però dando a lui dei DVT, cioè dei template informativi in AutoCAD, georeferenziati già, su cui lui deve andare a portare le proprie variazioni. Questo l'ho fatto e lo continuo a fare, e diciamo che il 50% dei casi va bene, l'altro 50% un po' meno, perché la parolina che viene sempre detta è sempre: io ho sempre operato così e così continuerò a fare. Quello che, di cui io mi auguro, spero, è che la tecnologia funziona molto molto bene, perché ha dei processi interni operativi di programmazione che la fanno funzionare. Noi come esseri umani abbiamo la possibilità, soprattutto abbiamo l'intelligenza e l'esperienza per portare avanti il progetto, però purtroppo ho notato che ognuno di noi la fa a modo proprio. Magari sposando la tecnologia, che sarebbe questo workflow rappresentativo di processo, con l'esperienza umana, si possa fare veramente un salto di qualità. La parte ultima, diciamo, sarebbe la validazione. Ecco, nella validazione, che sarebbe la contabilizzazione del SAL, questa viene fatta per la maggior parte delle opere realizzate come contabilità, magari in parte a misura, quindi in questo caso ci sono delle estrazioni documentali contabili, che significa che io posso avere già un computo metrico, quindi se già ho un modello digitale esecutivo, sicuramente avrò un computo metrico che mi ha esportato delle quantità da modello esecutivo. Però nella maggior parte dei casi la modellazione di computo metrico esecutivo viene data una FCO, comunque dei modelli di authoring, che ha fatto la parte tecnica, quindi la modellazione, diciamo, tra virgolette, tecnica. La modellazione che ci serve in cantiere è una modellazione di carattere contabile, di misura, quindi l'esportazione del modello FC non deve essere fatta dalla modellazione, diciamo, tridimensionale di lavorazione, ma deve essere fatto da strumenti di contabilità. La FC deve essere, in questo caso parlo di FC come dato aperto, come, quindi è importante utilizzare la FC per questo motivo qui, deve essere fatto da strumenti che fanno ovviamente computazione medica estimativa, perché il computo medico non lo si può fare al 100% dalla modellazione finita. Non lo facevamo nemmeno quando lavoravamo in CAD, né tantomeno a CNA. È chiaro che la modellazione, cioè il progetto tecnico, viene finalizzato, viene dato al computista, purtroppo ancora a valle, intorno al 60-70% di realizzazione. Quindi è chiaro che il computo medico sarà il catalizzatore della modellazione, cioè il catalizzatore di tutte quelle informazioni che renderanno possibile attuare, diciamo, economicamente quell'operazione. Pertanto è importante che l'FC venga esportato dai modelli di computo medico estimativo, perché hanno questi modelli, sia alcune case, un po' tutte quante le case di software house che trattano questo, hanno la possibilità di esportare in FC, in quanto esportando l'FC dicono quali sono le quantità che sono estratte dal modello, con sistemi anche booleani, cioè vero o falso, e quelle quantità che non sono scattate. È chiaro che nel computo metrico estimativo, se io estraggo la FSI, già so che il grado di percentuale dell'informazione del modello che mi arriva all'esecutivo è il 60%. Di conseguenza, il processo di analisi per la contabilità, se a misura, sarà, diciamo, un copiare, un incollare il computo metrico che è stato fatto nella contabilità e verificarne a misura se effettivamente le misure sono congruenti oppure no. Ma nella contabilità decade il computo medico. Mi spiego meglio. Nel computo medico noi possiamo attuare il vedivoce. Mettiamo su vedivoce 52 per la quantità. Nella contabilità no. La contabilità è il dato certo. La contabilità è la digitalizzazione fatta persona. Cioè, nel senso che noi nella contabilizzazione, nel SAL, noi dichiariamo che quel dato è stato fatto. Non possiamo dire vedivoce 54. Quindi è chiaro che quel computo medico trattato da modello nella contabilità viene completamente stralciato dal modello e viene redatta la contabilità di quello che effettivamente è stato fatto. Di conseguenza, quello che ci lega al modello è la percentuale di realizzazione delle opere.
non la misura che viene fatta invece in cantiere, che magari sarà in più o in meno rispetto al modello digitale effettivo che è stato estratto dal modello digitale. Altrimenti avremmo un impatto del processo, cioè un collo di bottiglia che sarebbe ritorniamo a prendere il modello, alteriamo le quantità in base a quello che è stato realizzato veramente, quindi a livello fisico. È chiaro che questo modus operandi sarà sicuramente, diciamo, switchato un po' più in là con la sovrapposizione di nulla de puntis, cioè quindi del costruito, rispetto a quello che è stato fatto il modello di gestione, diciamo, finale, il modello digitale che noi abbiamo prodotto. Però la contabilità, oltre ad avere la misura, non ce l'abbiamo accorto. Nel senso che io posso andare a prevedere, io, la stazione appaltante o comunque il computista che ha realizzato l'opera o l'ho messa a base d'appalto, avere una contabilità a corpo è molto, molto più facile da realizzare, tra virgolette, nel senso che il corpo è basato su sistemi che possono essere differenziati, quindi posso mettere insieme travi, diciamo, di un tetto, dei puntoni, delle catene, poi metto le tegole, poi metto l'isolante, poi metto, quindi sono tante categorie che nel computo medico sono state magari previste singolarmente per singoli articoli, mi vengono, nella contabilità vengono accorpati questi articoli e hanno un prezzo che è il prezzo complessivo del computo medico eseguito che noi abbiamo dato, quindi abbiamo l'accorpamento effettivamente di questo. Ma come facciamo se nei modelli abbiamo delle quantità che sono ovviamente specifiche, invece la contabilità è a corpo. La contabilità a corpo mette in crisi quello che è la modellazione di oggi, perché siamo ancora in una fase di passaggio tra quello che è la digitalizzazione effettiva e quella che invece è la digitalizzazione della modalità analogica. Quindi in questo caso la contabilità a corpo deve essere semplicemente fatta, eseguita attraverso i disegni contabili. Quindi il BIM, cioè il cosiddetto modello digitale, assume la digitalità a corpo quello che è il disegno contabile. Il disegno contabile non è altro che l'aiuto a leggere il brogliaccio di cantiere, che è quello che vedete qui. Ho preso uno stralcio degli attuali brogliacci di cantiere che facciamo, dove la singola voce, quindi la colonna, quella che vedete, la prima colonna identificativa, che sarebbe la numero 3, è stata riportata proprio nel codice brogliaccio di questo elemento, di questa prima figura che avete visto qua. Quindi andiamo a collegare le relazioni tra un documento, che sarebbe in questo caso l'Excel, con la parte ovviamente del modello all'interno della modellazione stessa, e quindi colleghiamo direttamente la parte relazione tecnica, la parte di relazione del brogliaccio, quindi un Excel effettivo, con la modellazione. Così abbiamo un'informazione, diciamo, coerente con quello che è l'estrazione della contabilità. È un passaggio, a mio modo di vedere, non BIM, perché si tratta sempre di una modellazione di carattere analogica su digitale, che pian pianino stiamo cercando di attuare e farla sempre più immediata, cioè quasi, quasi automatizzata. Perché capite bene che adesso anche gli oggetti che vengono posizionati in cantiere, possono essere monitorati sia nella posizione GPS sia nell'attuazione dello stesso processo di montaggio e quando è finito l'elemento. E questo stesso elemento, una volta finito, può essere direttamente a posto su un modello similare, per poi fare il confronto col modello digitale che è stato prodotto. Quindi questo è un passaggio che ancora oggi viene fatto molto raramente, perché tutti gli IoT, i sensori, sono basati solo su, diciamo, la maggior parte su macchine, e quindi la sensoristica su elementi fisici fissi è basata soprattutto su ponti, autostrade e quant'altro. Ancora nella parte edile, cioè nell'IC, non è ancora un uso comune andare a monitorare il getto del calcestruzzo, per esempio, rispetto allo spanciamento di un cassero, che può andare a influenzare gli elementi di rivestimento interno architettonici o anche restringere i campi, diciamo, di passaggio. Quindi questa parte sensoristica ancora non è attuata nei vari cantieri, ancora è una fase evolutiva e secondo me dovrà comunque prima o poi essere inserita. L'elemento che sposa un po' tutta questa disamina, con tutti i modellatori che possono avere Allplan, Archicad, o anche la parte stessa di AutoCAD, attraverso dei tool che vengono appunto inseriti, che sono gratuiti, è il file AFC. Però Trimble permette, attraverso l'identificazione di dei to-do, cioè quindi le cose che devo andare a modificare, per esempio mancano dei parametri, non è corretto la percentuale del SAL, e quindi io sono l'impresa e sto contestando la direzione lavori, posso andare a cliccare quell'elemento, fare comunque un markup su quell'elemento, la direzione lavori, per verificare se nel modello di Turing, quello
quello che ci è stato consegnato alla base, se effettivamente è così oppure è stata una svista, può andare attraverso l'export del BCF, quindi che sarebbe un report. Quindi prende gli elementi che ha selezionato l'impresa, la persona che sta chiedendo il nostro supporto, e ci fa andare a vedere il nostro software authoring, quindi Revit oppure Altman, esattamente gli oggetti quali sono e la relazione di quello che ci hanno scritto rispetto a quello che dobbiamo andare a fare. E così in modo tale che noi possiamo andare a modificare le informazioni o l'alterazione di carattere geometrica di quello che è stato fatto e riesportarla da capo in FC. L'FC è fondamentale in questo processo perché è quello che ci permette di parlare con chi non ha gli stessi software, quindi con il committente, ad esempio. La fase finale di processo, per esempio, di gestione e manutenzione del nostro edificio, è molto più importante avere magari una familiarità nel trattare i file FC in maniera corretta, ma sempre dovrebbe essere lo stesso committente a dircelo, quindi questa è una cosa che purtroppo è un loop a cui andiamo sempre incontro, perché l'informazione di un processo BIM dovrebbe essere sempre il committente ad avere in mano tutte le informazioni. È inutile pagare società di ingegneria o architettura per fare tutta la parte BIM durante il processo, e poi alla fine prendere tutte le informazioni e non farsene nulla. E invece, se io fossi diciamo, un committente un po' più edotto, vado a comprare l'auto, so che cilindrata ha, che portata ha, che resistenza, che velocità, quanto consuma, eccetera. Mentre del mio edificio, che ho tutte queste possibilità, tutte queste informazioni, mi interessa semplicemente che i progettisti consegnino in tempo magari il modello, le tavole, il PG, eccetera, eccetera, però poi alla fine non mi rimane un bel nulla di questo processo BIM. Invece quello che sarebbe la cosa più importante nella fase costruttiva è il trasporto di queste informazioni all'asset information modeling, in modo tale che poi, asset information model, scusate, in modo tale che dopo si possa partire con un file di gestione dell'immobile o di manutenzione, che è una cosa ben diversa rispetto a una SBIRT, che è così come costruito dopo che finisce il processo di carattere costruttivo. Giuseppe, è arrivata una domanda nel frattempo. Sì. Te la faccio e poi direi che possiamo verificare se ce ne siano delle altre, più che altro perché a livello di tempi almeno tu avevi una terminato, ti mancava ancora qualcosa a livello di Una presentazione? slide, una Ok, slide. allora magari rispondiamo a questa domanda intanto, se sei Sì, d'accordo. La d'accordo. domanda dice: dato che alla fine devo dare una sbuilt, più che una domanda, diciamo, è un'affermazione. Dice: dato che alla fine devo dare una sbuilt, il modificare il modello per la contabilità misura è necessario. Non so se tu vuoi dare una tua considerazione, diciamo così, eventualmente a questa. Non è una vera domanda, diciamo, è più. Allora, se da contratto è previsto consegnare una svilta, è implicito la risposta a dire sì, è chiaro che devi andare a presentare una svilta e tutta convenienza, diciamo, modificarlo geometricamente. E anche se da esperienze, diciamo, dirette sul campo, andare a fare una svilta durante le lavorazioni diventa molto difficile, sia in fase di recepimento dei point cloud, cioè della nuvola dei punti, l'asse scanner, perché ovviamente ci sono tutti quanti i prodotti in cantiere che ti impediscono di fare una sorta di verifica appunto della nuvola dei punti, e quindi di conseguenza la svilta dovrebbe venire sempre in fase postuma. Io la considerazione che faccio è che sarebbe molto più importante, molto di più rispetto alla parte geometrica, tranne se non ci sono geometrie estremamente complesse, cioè diverse, totalmente diverse dal costruito, avere invece un aggiornamento delle informazioni. L'aggiornamento delle informazioni da quelle che sono per esempio i fornitori, a quello che è stato il montaggio, a chi ha fatto esattamente, chi ha fatto che cosa. La fase as-built, purtroppo, soprattutto per esempio per la parte impiantistica, non avviene quasi mai nei sistemi, nei percorsi della parte uralica oppure della parte elettrica, avvengono semplicemente nella parte terminale, quindi a sistema costruito finito. Andremo a monitorare il pulsante piuttosto che il fan coil, piuttosto che, cioè, elementi terminali. La sbuilt è chiaro che se si deve andare a realizzare sicuramente ha delle difficoltà momentaneamente, ha delle difficoltà nel farlo in cantiere. E non dico che sia irrealizzabile, ma è molto difficile farlo con le lavorazioni in atto e soprattutto con le tempistiche molto strette di andare ad avere spazi sgombri per poter andare ad accertare quel grado di interoperabilità. Tranne se da contratto, qui ricadiamo, l'impresa è obbligata a dare
monitoraggio di continuo e quindi l'aggiornamento del modello. E lì entriamo in un sistema contrattuale molto difficile, perché non si tratta più di fare un costruito, ma stiamo dando all'impresa un nuovo servizio e imponiamo all'impresa un nuovo servizio che ovviamente ha un costo nella, per esempio, nell'esternalizzazione del servizio, eccetera, eccetera. Il problema cardine è proprio questo. Se si vuole avere una sbuilt, allora in questo caso bisogna investire l'impresa fin da subito, non solamente nel fare il modello, aggiornare il modello durante le lavorazioni. Tornare a ripetere non è una cosa semplice. Io preferisco andare a sovrapporre la nuvola dei punti a un modello esecutivo e tracciare poi l'esaustività del risultato, ma credetemi che in cantiere la nuvola dei punti durante il costruito è quasi impossibile attuare. Il laser scanner becca sempre parte di punti di lavorazione, ponteggi, cavalletti, a secondo del cantiere, se è di restauro o altro, ci sono anche parti di magazzino che impediscono la tracciabilità effettiva. Diventa infatti molto difficile fare questo. Grazie Giuseppe. Invito tutti a fare eventuali altre domande, se intanto che tu magari esponi l'ultima slide, chi può fermarsi ancora qualche minuto, estendiamo ancora per 5 minuti il webinar, poi tiriamo le somme. Grazie. Chiudo con l'ultima slide. Questa è una cosa da me, insomma, scritta, voluta, perché la contabilizzazione come validazione di ciò che è stato, diciamo, differenziazione tra, come noi sappiamo, ce lo espone il codice dei contratti, ma anche, lo sappiamo da mestiere, c'è una differenziazione notevole tra certificare un modello, certificare un progetto e validare un progetto. La certificazione del progetto, la certifico rispetto alla linea guida, alla normativa e quant'altro, la validazione me ne assumo la responsabilità di ciò che è stato costruito. La validazione, cioè la contabilità, il SAL, diventa uno strumento di validazione soprattutto per la stazione appaltante, perché valida praticamente con l'accettazione della contabilità e con tutta l'accettazione della parte progettuale che è stata fatta fino adesso, quello che è poi il modello vero e proprio. Quindi a questo punto mi sono posto, diciamo, un interrogativo. Possiamo noi dagli strumenti di contabilità utilizzare una sorta di reverse engineering e far sì di ricostruire il nostro modello dati, quindi modello informativo dati, sulla base di ciò che è la contabilità, non il comportamento estimativo. E questo lo sto facendo con Solibri, che permette attraverso la costruzione di ovviamente sistemi parametrici, qui vedete una sorta di report, che non è molto esaustivo magari, dove dalla contabilità, che poi sarebbe quel famoso file FC finale, dove sarà ricco di tutte le informazioni, quindi di fornitori, eccetera, eccetera, di andare a fare delle classificazioni interne a Solibri per quello che sarà il mio asset management. Quindi dalla contabilità posso andare a crearmi il mio asset management iniziale per una nuova gara, oppure per, pensiamo per esempio alle gare, anche se sono banali, ma non lo sono, le gare di pulizie dei locali, eccetera, la contabilizzazione dell'energia, per esempio dei corpi illuminanti, la quantità di superficie di un determinato materiale rispetto a un altro, quindi magari del certificato LEED-UL, eccetera, eccetera. Cioè, questa parte qui del costruito finale, ci dà il feedback di quello che poi realmente è diciamo una validazione, una conformità rispetto al progetto esecutivo creato. Soprattutto quello che vorrei fare è avere un feedback del finale rispetto all'idea iniziale del progetto. Cioè, l'idea iniziale del progetto è partito con per i lavori pubblici, abbiamo degli aspetti sociali che dobbiamo rispettare, abbiamo un impatto territoriale che bisogna andare a utilizzare, una riduzione tutta una serie di sistemi inquinanti che sono, ma realmente poi una volta realizzate, questo feedback viene fatto per verificare se il progetto effettivamente è stato realizzato così per come è stato pensato, soprattutto era idoneo a quel tipo di sistema. Quindi questa è stata una fase che ancora è in fase, diciamo, realizzativa, comunque già sperimentato su un fabbricato, che il modello è popolato dei parametri di realizzazione di una sbuilt. Cioè io non, il modello as-built geometrico è quello che ovviamente è la prima cosa che noi auspichiamo. Io ho cioè il modello geometrico, quello è quello che è stato fatto, perché lo identifichiamo come un elemento tridimensionale. Però di fatto, se ci pensate bene, gli elementi tridimensionali, qua entro un po' nel tecnico,
sono dettagli da tutta quanta una serie di input, di parametri che costituiscono la forma geometrica. Ma io realmente per una sbuilt ho necessità di avere una forma geometrica effettivamente modellata a livello tridimensionale. Non sarebbe più auspicabile avere una nuvola dei punti interattiva con i parametri che sono stati tratti da di fuori dal costruttivo? L'interazione tra la nuvola dei punti e il modello tridimensionale effettivamente ha un senso. Cioè, nel momento in cui io parto con una gestione di un'opera, ad esempio pubblica, il committente andrà a fare un appalto per un ESCO, una società che farà la gestione, che avrà il suo software. Il suo software andrà a prendere poi, se vuole, la parte geometrica o l'ID di riferimento di quel modello. Ma poi andrà a mettere tutte quante le chiamate di emergenza, andrà a inserire tutte quante le disfunzioni funzionali che ci sono all'interno dell'oggetto e andrà a mettere tutta una serie di dati che non si sposeranno più con il modello FSI. E di conseguenza avremo poi alla fine un dataset di parametri di gestione informativa che fanno parte di un altro software che saranno esportati in Excel e di conseguenza al committente sarà dato dopo 10 anni tutto quanto in Excel. E tutto quello che abbiamo fatto noi in FSI fino a quel momento. Il committente che se ne fa, come fa ad implementare quei valori aggiunti che invece sono dati proprio dai software di gestione e manutenzione, che ci danno la fotografia dello stato reale per indire una nuova gara? Questa è una fase ovviamente che non attiene alla direzione dei lavori. È una fase che non attiene dall'impresa, perché è chiaro che l'impresa non è pagata per fare la parte successiva di gestione e manutenzione, ma è forse una fase che attiene alla committenza, che deve. Cioè, quando andiamo a consegnare più che altro il modello geometrico, dovremo dare più un modello di informazione, un modello di dati. Il modello di dati è la base di quello che è la concezione BIM. Grazie, grazie Giuseppe. Grazie a voi. Rimarco il ringraziamento a tutti voi per appunto il contributo e la vostra partecipazione. Speriamo di ritrovarvi numerosi come in questo primo incontro anche per i prossimi, che in questa slide vado a riepilogarvi, 6 luglio e 14 settembre. L'iscrizione è già possibile per chi non l'avesse già fatto, chiaramente con questa prima, tramite il nostro sito o tramite le comunicazioni che avete ricevuto via mail o che comunque sia riceverete come reminder. Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti e a presto.